Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch ragazzi per un glitch dei soldi, diciamo un bel after patch perché ci permette anche di duplicare 2, 3, 4 fino a 5 auto insieme, quindi passiamo subito al video e ai requisiti. Innanzitutto dovete avere una base operativa, un amico che vi aiuta e un afaggio proveniente da un altro garage ragazzi. Quando avete tutti questi requisiti possiamo partire. Ovviamente nella base operativa dovrete avere 3, 4, 5 LG, quelle che intendete duplicare. Consiglio 4 perché comunque la base operativa contiene 4 veicoli, quindi il massimo che potete duplicare sono 4 LG alla volta. È abbastanza semplice. Quindi una volta usciti dalla base operativa richiamate il vostro faggio e lo lasciate fuori dalla base operativa. Dovete fare solamente questo, mentre il vostro amico dovrà entrare in un'attività. Quindi andiamo al glitch, insomma, passiamo al glitch. Diciamo che è abbastanza simile all'altro, però purtroppo c'è stato questo fix, quindi ci sono dei passaggi un pochino diversi da fare, però è altrettanto facile. Quindi ragazzi, per fare questo glitch non servono targhe personalizzate, come vedete quella targa del faggio andrà a sostituire la targa della LG, quindi state tranquilli, nessuna targa personalizzata. A questo punto, come ho detto prima, il vostro amico entrerà in una cazzo di missione, lavoro da titano, quello che vuole lui, insomma, dove si trova comodo lui. In questo caso mi sta aiutando la mia ragazza, che saluto. Ciao Alessia. E continuiamo col glitch. Ragazzi, era una piccola parentesi, quindi non mi rompete i coglioni, andiamo avanti. Allora, detto questo, noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare nella sala operativa, diciamo nella sala dove si organizzano i colpi, andare in partita veloce, selezionare il primo colpo Domusday, premere sempre X, riaprire il telefono e fermarci sull'icona di partita veloce. Per semplificare, come vedete che il simbolo grigio scompare da terra, come avete appena visto, schiacciate per entrare e poi uscite. Una volta fatto ciò ragazzi, andate nel party e quando siete nel party fate unisciti a partita. Allora, indipendentemente da quello che farà il vostro amico, se chiuderà o meno la sessione, e voi reagirete di conseguenza. Se chiude la sessione non c'è bisogno che fate cazzi, se non chiude la sessione ovviamente dovrà uscire dalla partita e non vi aggiungerà alla sua partita. Spero di essere stato abbastanza chiaro perché mi sa che mi sono picciato pure io da solo. Comunque va bene. Quindi a questo punto ragazzi dobbiamo posizionare le auto, come vedete un pochino flash il mio personaggio, però in velocità l'ho dovuto mandare perché sennò ci facevamo Pasqua. E dovete posizionare le vostre auto ragazzi. Come le dovete posizionare? Le dovete posizionare in maniera tale da tappare gli sportelli e quel poco che vi teletrasporti nell'auto, insomma, no? Come vedete io sono vicino al punto giallo e mi teletrasportava. Quindi continuiamo e piazziamo la terza auto. Io adesso ne sto piazzando solamente tre, però come ho già detto se ne possono piazzare anche 4 o 5. E piazzata la terza auto, come vedete io l'ho piazzata vicino alla, diciamo, come cazzo si chiama, alla barriera, chiamiamola così, alla barriera di vetro, e metto una faggio a tappare lo sportello. A questo punto ragazzi possiamo cominciare a fare il glitch, ci dobbiamo teletrasportare. Comunque potete metterla lì vicino, qui vicino alla colonna, la potete mettere dove cazzo vi pare l'auto, l'importante è che riuscite a teletrasportarvi nelle auto. Quindi incominciamo con la prima, che è quella vicino alla colonna, quella diciamo incastrata tra le due cose, lasciamola per ultima perché quella è quella che non ha l'afaggio. Quindi facendo sempre il solito procedimento di premere triangolo X quasi contemporaneamente, usciamo fuori, non scendete dall'auto perché altrimenti vi scompare,
chiamate il centro operativo mobile, andate nel centro operativo mobile. Io in questo caso, ragazzi, siccome il centro operativo mobile me l'ha messo un po' lontano, me lo porto vicino alla base operativa in maniera tale da risparmiare più tempo, diciamo da velocizzare il glitch, insomma. Un'altra cosa, ragazzi, il vostro amico non deve mai uscire dalla base operativa, perché altrimenti le auto torneranno come prima. Quindi quando voi posizionate le auto, come avete visto, il vostro amico dovrà rimanere nella base operativa e rimanere lì senza fare un cazzo, a grattarsi le palle, a fare quello che cazzo vuole, rimane lì in maniera tale che le auto non ritornino al proprio posto, perché se non rimarrà lì tutte le auto torneranno al proprio posto. Punto 2 che dovete anche ricordare, ragazzi: non salite dentro le auto e accelerate senza fare il glitch, perché altrimenti vi sbatte fuori e quell'auto ve la sarete bruciata. Bruciata intendo che non potrete più duplicarla, non che l'avrete persa. Quindi a questo punto rientrate nella base operativa con l'auto con cui siete usciti e la sostituite. Io vado a sostituirla con una LG e la LG automaticamente è andata dentro il centro operativo mobile. A questo punto passiamo alla seconda. In pratica, ragazzi, qui dovete riprendere il faggio ed uscire nuovamente, perché come ricordate a inizio glitch avevamo un faggio ovviamente fuori. Quindi prendete il faggio che avete usato per tappare la prima auto, uscite fuori dalla base operativa e lo lasciate fuori, rientrate dentro e vi teletrasportate nella seconda auto. Così per tutte le auto, ragazzi, dovete fare, tranne che per l'ultima che è incastrata tra le due, insomma, vetrate, come cazzo volete chiamare, insomma tra le due barriere, fate voi. E quindi per teletrasportarvi nell'auto dovete guardare le auto, perché se voi guardate da un'altra parte non è che si trasporta dentro l'auto così da solo, perché lo dite voi, no, dovete guardare le auto. Quindi ogni singola auto che voi volete duplicare la dovete guardare, vi girate verso l'auto, premete triangolo X insieme e automaticamente vi spawnerà in auto e fuori, come state vedendo. Entrate nel centro operativo mobile, rientrate nella base e continuate a fare il glitch. È pure abbastanza palloso da spiegarlo, perché è veramente semplice, insomma, io lo trovo abbastanza semplice come glitch. Quindi rientriamo nella base operativa e passiamo al terzo veicolo. Il terzo veicolo penso che sia quello più facile, perché è quello che diciamo buggavamo prima singolarmente. Questo glitch lo potete fare anche singolarmente, ragazzi, però è meglio farlo così, perché diciamo ci risulterà un po' più comodo, no? Magari le prime 2-3 volte fatelo singolarmente se non avete tante LGRH8 da poter duplicare, cioè retro custom, scusate, e le altre volte lo fate in massa, insomma, come avete appena visto. Io ho fatto in massa, ne ho duplicate 3, però come ho detto ne potete duplicare fino a 5 4 5, insomma dipende dall'inventiva vostra e da dove mettete le auto, da dove le posizionate. A questo punto, ragazzi, prendiamo l'ultima faggio e la portiamo fuori. Rientriamo nella base operativa e facciamo l'ultima procedura. Vi accorgerete alla fine del video che tutte le faggio che avevo nella base operativa non ci sono più e sono diventate LGRH8 e retro custom. Scusatemi, tra RH8, retro custom, una rottura dei coglioni, qua tocca specificare, perché tanto tante persone poi ti dicono: ah, ma te hai detto RH8? Non ho detto un cazzo, ragazzi. Cioè, se vedete il video, se seguite il video invece di farvi le pugnette mentre guardate i video, lo capite, insomma, il video. Cioè, può stare che uno sbaglia magari mezza volta a parlare un termine o una cosa. Quindi a questo punto entrate dentro il centro operativo, riuscite, rientrate dentro la base e ci avete tutti i vostri cloni belli pronti, fatti e da venne. Ragazzi, vi ricordo il limite giornaliero, tutti mi continuate a chiedere: c'è un glitch. No, non c'è un glitch per il limite giornaliero. Il limite giornaliero non si bypassa. L'unico modo che avete per poter evitare il limite giornaliero è quello di limitare le vendite. Vendete un'auto ogni ora, non vendete 5 auto con ora e poi ve lamentate: ma c'ho il blocco. Andatene a fanculo, io ve l'ho detto un miliardo di volte, c'è una guida sul canale, consultate la guida, c'è anche sul forum 7 Seas.
consultatela in inglese se non vi fidate di me, quindi fate come cazzo vi pare, però il blocco giornaliero, ragazzi, non si bypassa, che vi sia chiaro una volta per tutto. E non duplicate auto delusso, perché vi darà il blocco dei 50.000. spero di aver risposto a tutte le vostre domande, eventuali domande. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.